Ciao! Ciao! Eccoci, tornate con una nuova Regno Reaction. Non ne staremo facendo troppo in questo periodo. Beh, Siamo di sì. contente. No, sì. Stanno uscendo tante cose, quindi dai. Oggi parliamo di Luca, il nuovo film Disney Pixar, tutto italiano, diretto da Enrico Casarosa, regista anch'esso italiano, che aveva già lavorato al corto Pixar La Luna, tra l'altro bellissimo, recuperatelo su Disney Plus perché è veramente meraviglioso. E posso dire che nel film ci sono un po' di citazioni anche a questo piccolo Vero. corto. Luca è ambientato nella cittadina inventata di Porto Rosso sulla costa Ligure vicino Genova. E racconta la storia di Luca, per l'appunto, un giovane mostro marino curioso di scoprire la superficie insieme a Alberto, quindi un altro mostro marino con cui stringe un forte legame di amicizia. I due vivranno un'estate da umani, contornata dal bellissimo panorama italiano e le sue specialità. Ma qualcosa minaccerà il loro divertimento e la loro permanenza a Porto Rosso. Il film sarà disponibile su Disney Plus dal 18 giugno, senza accesso VIP e non uscirà nei cinema. Vabbè, se vedeva che avevamo Ok, letto, tranquille. no, no, Poi capirete perché proprio. abbiamo letto. Sì, infatti. Allora, diciamo che la prima domanda, insomma, che ci avete fatto è che cosa dobbiamo aspettarci da questo film? E allora, che cosa si possono aspettare? Sicuramente tanta Italia, su questo non ci piove, siamo molto contente anche di questo, giusto? Sì, Sì, finalmente un film veramente, italiano cavoli. stato in Italia. Sì, e Però ha dei vogliamo anche una colori principessa bellissimi. italiana, Oh, diciamo. sì, tutta un'altra storia, dai. Infatti, però i colori sono I bellissimi, paesaggi si soprattutto. Hanno respira ripreso proprio, benissimo sì. il paese proprio della Liguria. Mi ha ricordato tantissimo Portofino. Vabbè, Come anche i Portofino. Cinque Tu che Terre. volevi Cinque dire, Terre. Fabi? Ah, su quando è ambientato. Milano. Però forse è un po' spoiler. Ah, Vabbè, dai, ok, allora lo lo diciamo dopo, lasciamo perché dopo. adesso faremo una specie di adesso sì, parleremo in generale senza farvi spoiler, poi nella seconda parte del Come al solito. Sì, sì, come abbiamo fatto esatto, anche della con reaction. Crudelia, che se non l'avete visto, andatela a Andate a vedere. vedere. Ah, ricordiamo che questo film è stato doppiato ancora una volta, insomma, come si chiama? Aspettate, non mi viene il termine. Chi vuoi dire? Il Massimiliano Manfredi è direttore Direttore? del Sì. doppiaggio. Ecco, non mi veniva direttore. Ancora una volta, ci è piaciuto tanti, almeno a me è piaciuto tantissimo il doppiaggio italiano. Sarebbe bello vederlo anche in lingua Infatti volevo originale. vedere Infatti, in lingua volevo vedere in lingua originale. originale, sì. Prima o poi lo vedremo, sì. Visto C'è che una ci particolarità. saranno molte parole in Sì, ma italiano, poi ho mi visto che anche pare. tanti doppiatori originali erano italiani, Sì, proprio per dare sì. Sì, la infatti, cadenza Orietta. italiana. Orietta Berti e la Littizzetto so che le hanno lasciate anche Sì. in alcune, appunto, alcuni doppiaggi stranieri, bellissima questa cosa. Comunque c'è Sì. una curiosità sul doppiaggio che i doppiatori Labbra rosse tutta italiani, cala. appunto il doppiatore di Luca si chiama Alberto, mentre il doppiatore di Sì. Alberto si chiama Luca. Questa cosa mi ha fatto morire dalle Fa risate. ridere Vero. tantissimo. È vero. Che poi sempre Luca e Alberto comunque. Sì, capito, bellissima questa cosa. Nomi molto, sì. Allora, ci chiedono che immagine viene data dell'Italia, perché, aspetta, premettiamo che erano uscite un po' di locandine dove c'erano i ragazzini, insomma, Di senza polemiche casco, a piedi scalzi, sulla intrisi Vespa, sulla queste cose così. Vespa. Oppure avevo letto anche commenti di persone che si lamentavano che mangiavano con le mani. Ah, sì. Quando se vedi il film capisci anche il Infatti. motivo benissimo, non è che li Vero, abbiamo presi in vero. giro, anche perché ragazzi, il regista è italiano, quindi non Ah, avrebbe fatto figuratevi. un conto. Cioè. No, secondo No, me non è no. stata Infatti, esagerata la cosa esatto. italiana, perché appunto Tranquillissima come cosa. ci sono le, diciamo, le tipicità italiane, come per Tipo, esempio la cosa mi è piaciuta esatto. tantissimo che l'hanno messa, oppure il fatto che Pure gesticolassero troppo. tutti tanto, perché tanto Tanto ragazzi, è così, gesticoliamo noi dai, italiani. è vero. Ma All'inizio poi non c'era è una presa sempre in giro, è questo, proprio. così. No, È no, è così, sì. un po' È così, appena arrivato. cioè se ce la dobbiamo prendere per un qualcosa, Infatti, ecco, no. No, dai, dopo ricadiamo basta. su Sul politically discorsi. correct, Sì, quindi noi infatti. odiamo, Noi no, per quindi. carità.
No, no, poi secondo me danno anche un'immagine molto positiva dell'Italia, no, infatti, quindi è molto divertente, cioè si vede che siamo proprio divertenti rispetto ad altri paesi. Poi appunto che sono molto si vede che è ambientato, all'inizio io pensavo anni 80, quando da alcuni dettagli si nota addirittura 50-60. Sì, 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 beh, si vede. Scena si nota una televisione che è in bianco e nero, a parte tubo catodico eccetera, ma proprio in bianco e nero. E poi in un'altra scena si vedono dei soldi e si vede tale e quale che sono lire, e poi anche dai poster che si vedono per Porto Rosso, sì, la strada, vacanze romane, vacanze romane. Sì, anche dalle canzoni che ci sono in tutto il film, sono tutti insomma di una volta. Sì, rappresenta sì, sì, proprio le tipiche estati di una ragazzini volta. Nei paesini liguri, ma anche pugliesi se vogliamo, proprio dei paesini vicino al mare di quegli anni. Anche poi nei titoli di coda, quando si vedono i disegni bellissimi, si vedono delle divise scolastiche, si vede proprio che anni 60-50, insomma. Ma anche perché protagonista un po' è la Vespa, che comunque è tipo anni 50 ha fatto il boom, no? Fine anni 40, insomma, inizio anni 50, quindi bella anche questa cosa, mi è piaciuto tanto che abbiano messo la Vespa. Poi, beh, proprio incentrata sulla Vespa, sì. Sì. Ma siamo già in spoiler? No, no, non credo. No, però sono piccoli. Allora, diciamo, poi ci chiedono delle canzoni, visto che nel trailer c'era la canzone Il gatto e la volpe, ci hanno chiesto se anche nel film ci sarà, sì. C'è. Anche altre canzoni tipicamente italiane ci saranno. Le diciamo quali, se mai le diciamo dopo, dai. Dopo. E poi ci chiedono se c'è una scena dopo i titoli di coda. Sì, anche qui è sì. Un po' stupidina, posso dire. Dovete stupidina. Aspettare oppure andare avanti a tutti i titoli di coda. Esatto, esatto. Proprio alla fine, no, c'è la scena. Comunque i titoli vedeteli perché sono belli appunto con questi disegni che vero, vanno in qualche modo avanti con la storia. Sì, è vero, fanno vedere un po' il dopo. Il dopo, sì. Quello che succede dopo. Okay. Momento, non spoiler. Aspetta. Ah, no, vogliamo dire ci è piaciuto, non ci è piaciuto. Infatti. Vale la pena vederlo, non vederlo, queste cose. Andiamo in ordine. Andiamo in ordine, comincio io. Quello che posso dire è che comunque è una storia molto semplice, non vi aspettate chissà che cosa. E io sinceramente non mi aspettavo niente perché odio questo film dal nome, però devo dire che mi ha sorpreso e mi è piaciuto nonostante la nome. Semplicità nonostante il nome e la semplicità della storia. Ci voleva, dopo tanto tempo pure di film un po' strani tra virgolette, diversi insomma dal solito, ci voleva uno che riportasse un po' quest'aria. Sì, mi collego io a te Fede, scusa. Ah, ok, la penso esattamente come te, nel senso a me è piaciuto tantissimo e ecco, venendo dall'ultimo film Pixar, Soul, che era molto più pesante, cioè io l'ho visto molto meno adatto ai bambini, anche se tipo i miei nipoti che lo adorano, a me, cioè, non è che mi abbia fatto impazzire in realtà, però ecco questo, come ha detto Fede, è molto semplice, leggero. Cioè, secondo me ci voleva proprio un ritorno un po' alla Disney, anche se è un film Pixar, così leggero, piacevole, ecco, e devo dire che mi è piaciuto tanto tanto, quindi io l'ho provato. Sì, infatti io devo dire che sembra più un film Disney che non Pixar, e questa è una cosa che un po' mi ha lasciato, perché a differenza di tutti gli altri film, quasi tutti diciamo dai, gli altri film Pixar che comunque sono un po' più per grandi secondo me, cioè c'è sempre più, questo è sicuramente un film che può vedere benissimo un bambino e non sì, c'è un grande messaggio profondo che devi essere grande anche per capirlo. Anche se è morale più tranquilla. No, 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 il messaggio, sì, assolutamente, come tutti i film Disney, sì, anche i cartoni, c'è sempre il messaggio bello e che ci ha fatto crescere, sì, sì, secondo me è assolutamente buono anche per i più piccoli, quindi va benissimo così. Però ecco, l'ho visto più come un Disney che non come un Pixar. Sì. La storia è molto semplice. Vero. Non, appunto, non bisogna essere tanto grandi per capirla.
Molto, è un po' banale, però io come Fede non mi ero fatta tantissime aspettative perché già anche dal trailer non mi aveva mai conquistato, quindi partendo dalle aspettative sotto zero praticamente, devo dire che mi è piaciuto abbastanza, ecco, non è quel, cioè tra tutti gli ultimi film che sono usciti sicuramente non è tra i miei preferiti, Quello però no, nemmeno a me. carino, insomma, ecco, per me carino. No, stessa cosa, non lo reputo il capolavoro della Pixar, non è tra i No, miei preferiti proprio no. e soprattutto No, non è aspetta, però prima hai proprio detto una frase che mi ha fatto morire cioè su Coco, riferita a Coco. ecco, lo stavo per dire, Vai. eguaglierà mai Coco ai Vabbè, messicani, è quello andata è. benissimo, Da ragazzi. Dio proprio. Film meraviglioso, veramente che quello sì, rispetta, vabbè. quello è Rispetta bello. anche Poi la vostra capolavori di quel cultura. No, genere non può venire sempre, dai. vero, vero. Cioè, Coco per me vincitore. Lì c'era, sì, Perché c'era oltre a rispettare pure. la cultura messicana c'è un messaggio stupendo, pianti proprio. Sì, Oh, mamma mia, quanto davvero. si piange, Ecco, mamma mia. Però mi sono commossa pure qua, non so sì, perché. alla fine sì. Io Alla mi sono fine sì. commossa alla fine, ma non è proprio pianto da No, no, nemmeno io. Adesso Sì. lasciamo la Però parola. comunque sì, carino. Vediamo adesso cosa dice Silvia, perché Vai, sennò. vai, sono curiosa. No, a me non è piaciuto, sinceramente, molto. L'ho trovato molto Siamo partiti da banale. Bell. Boh. E Sì, no, c'era per ultimo. non mi ha lasciato niente, proprio niente. Anzi, a certi tratti mi ha anche un po' annoiato, devo essere sincera. Quindi, Ah, a su parte i questo colori, all'inizio devo dire anch'io, l'inizio l'inizio è è un po' noioso. noiosetto, Infatti, sì. L'inizio è più mi ha iniziato e ho lento. detto, Madonna, ma non Io parti non mai. vedevo l'ora che No, per andasse me è peggio in palestra. dopo. No, per me No, invece è peggio dopo, l'inizio invece è personalmente. lento. Cioè, quando stavano nel mare a me non piaceva, esatto. perché No, a Infatti sembra me quasi il contrario. veramente. E poi all'inizio sembra un po' la sirenetta, Vero, sinceramente. A me ha infatti, ricordato anch'io. molto la sirenetta e anche Pinocchio. Sì, è vero, un Però, po' sì. sinceramente, Anche la citazione a Pinocchio. Esatto. Vabbè. Però, sinceramente, anche il fatto dell'allenamento e la pasta, mangiamo la pasta, ci Quando alleniamo dai muscoli. stiamo spoiler? Quando, giusto? Ops, vabbè, Vabbè, ma non è mangiamo la niente di pasta, che. si vedeva Vabbè. nel trailer, dai. Mangiamo la pasta. Ok. No, mi dispiace, ma forse il Pixar più brutto, lo posso dire? Sì, lo valuto. No. Ehi, il viaggio di Ah, Arlo! Il viaggio di Arlo non lo supera. Viaggio di Arlo, ce lo Il viaggio vogliamo di Arlo. ricordare. Mamma Ma mia, viaggio di paradossalmente il Arlo. viaggio di Arlo non mi ha No, annoiato così Silvia, mamma tanto. mia. Aspetta, Quello fateci è terribile. sapere se siete più Fateci sapere d'accordo nei con noi commenti. o Silvia. E No, viaggio di comunque Arlo, mamma mia. potete ben notare che non siamo sempre concordi su tutto. No. No, già abbiamo due o tre pareri abbastanza discordanti, dai. E comunque voglio far notare che mi dicevano, io punto su di te, secondo me ti piacerà tantissimo. No, infatti, Io ero infatti. convinta. Io non l'ho detto Pure. perché non l'avevo visto ancora, l'ho visto Io ieri non mi sera, però. ricordo che ho Infatti, detto. pure ero Però convinta che ti prima da sarebbe Silvia, non so venuto. perché. Non so, Mimmi e nemmeno Fabi io. convinti. No, zero proprio. Mimmi e Fabi dico convinte Sì, che io pure ho sarebbe detto, ah, piaciuto. sì, è vero, pure sì. Quindi in conclusione, consigliamo di vederlo per me, sì, perché comunque fa piacere vedere tutte le cose italiane, anche come ci vedono un pochino gli americani, che ok, è stato diretto da un italiano, però comunque secondo Un me è po'. una visione americana dell'Italia, in ogni Sì. caso, un pochino. Quindi secondo Diciamo che me, ce li invidiano i nostri panorami comunque. certo, fa piacere Vabbè. vedere anche come l'hanno resa e secondo me hanno ben caratterizzato anche il paese, soprattutto la cosa che mi piaceva di più Bello. personalmente. Sì. E Bello. vedetelo perché comunque è su Disney Plus, non dovete pagare nessun accesso VIP, Esatto, no. eccetera. È un film piacevole, ecco, però per me, ecco, questo è il mio No, consiglio. Sì, vedetelo, siamo vedetelo. d'accordo tutte tranne Vabbè. Silvia. No, Entriamo a poi vederlo, nei secondo me va spoiler. visto. No, va Va visto visto, perché comunque va ognuno visto. deve farsi la sua, Ma cioè, la infatti propria idea, ovviamente, noi però. consigliamo sempre, perché non si può parlare senza aver visto una cosa. Infatti. Se volete Infatti. parlarne, vedetelo, vi fate la vostra opinione e ne discutete. Quindi, Anche perché top. dai, i gusti sono Però gusti. non lo rivedrei. Non adesso, quantomeno, Non magari da adesso. Io qualche sì, anno. Pure io no, io aspetterei rivedo. Io un po'. sì, ma in lingua originale, sono molto In lingua curiosa di rivedere, originale. sì. Originale sì. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno è la frase più l'unica bella cosa del carina film. del film. Sì, Vedi, infatti. tu ti piaceva Silenzio Bruno dal trailer? Vero, a me non A me piaceva. piaceva Silenzio Bruno, sì. A me Sì, sì, è molto. vero. A me no. Poi, basta.
Vai, esce, vada. Mi è calata come la bicicletta nel mare. Il gatto perché l'ha visto bello in due volte, non te lo sei goduto più di tanto. Che l'hai dovuto vedere in fretta. No, anzi io lì. Ieri proprio se allora se mi fosse piaciuto sicuramente l'avrei finito di vedere tutto ieri sera. Ma ho detto vabbè, dai, finisco domani se ho voglia, se no finiamo così a metà, va bene. No. Partiamo alla fase spoiler. Vai. Ok, sì, sì. Spoiler. Allora, di che dove vogliamo partire? A me è piaciuto molto che hanno messo tanto la bandiera italiana con varie cose, sì. Tipo quando c'erano le tre vespe che giravano e poi si mettevano facendo la bandiera italiana, quello mi è piaciuto. No, io non ci ho fatto caso. Sì, invece no, sì, più di una volta. Io sì, ma boh, un po' più. No, sì, è bocciata. I talent che c'erano, quindi c'era Luca Argentero, Orietta Berti, la Litizzetto, Fabio Fazio. Io ragazzi, cioè, me li sono dovuti andare a rilegare dopo a collegare. Non mi sono accorta. Beh, meglio però, perché significa meglio. Di solito lo senti stati subito bravi, che non è doppiatore che doppia. Quindi no, bravo Massimiliano, perché bravissimo a dire. Io vi faccio una domanda, vi è piaciuto il personaggio del cattivo Ercole? Orribile. Padre, mamma mia, sai chi mi ha ricordato? Pure a me, cosa? Quello di Ratatouille. Una cosa stupidissima, sarà che mi sono rivista Hercules subito dopo Luca. E c'è presente quando Ercole è giovane e lancia il frisbee, vabbè, fa un casino, e poi esce Mercole. Mi ha ricordato quel personaggio là che c'ha 3 secondi di compasso. No, che c'entra? A me era pure biondo. Come si chiama? Lo chef, quello di Radamino. Come fisionomia, infatti che l'hanno chiamato Ercole, che scusate, potevano scegliere un altro, una parte che non è neanche un nome italiano, Ercole, cioè sì, però beh, no, Ercole, non è sì, classico italiano. Chiamalo Marco, chiamalo Luigi, chiamalo... Luigi stava bene, secondo me. Qualche altro nome, lui, non Ercole. Lui era quello che faceva molto di più, sì. Il gesto così, proprio sì, all'inizio, quando arriva con la Vespa, sta sempre a fare così, allora ho detto vabbè, scusate. Hanno voluto trattare anche qui da un po' il tema del bullismo, se così vogliamo dire. Tra l'altro ho scoperto che in turco questo gesto vuol dire che è buono, qualcosa che è buono. Fai così vuol dire che è buono. No, così proprio. Ah, proprio così. Comunque almeno non è uno di quei film in cui, ne so, sembra che c'è un cattivo, per realtà il cattivo che si arriva alla fine, diciamo. Cioè, cattivo dall'inizio alla fine. Cattivo, cioè, non è un bulletto. Esatto. Insomma, dai. Cattivo dei ragazzini, dai. Poi dice il bulletto. Ma io adesso ho 16 anni, ce li avevi pure l'anno scorso. Si vede che per i bambini è molto più grande comunque. Sì. E poi? A me sono piaciute... No. Ah, ecco, il messaggio. Parliamo del messaggio. Bello, dai. Un bel messaggio. Comunque, nel senso, è un po' la classica storia sull'amicizia, dai, che si conoscono, bellissimi momenti trascorsi insieme, c'è qualcosa che non va, litigano e poi rifanno pace, cioè, molto... Sì, è molto classica come storia. Poi c'è questo senso di... Beh, però anche il fatto di... No, ma il messaggio, secondo me, principale è quello di accettare la diversità. Anche secondo me, cioè soprattutto anche ma magari Raya in Italia la molto meglio, cioè visto Molino. Però nel senso appunto c'è un diverso che comunque alla fine le persone accettano, e secondo me farlo in Italia anche ha tutto un altro significato, visto che siamo anche molto vicini a questo aspetto, insomma. Ma secondo me anche il messaggio è anche quello, nel caso dell'amicizia tra Luca e Alberto, mettere la felicità dell'altro prima della tua. Sì, anche se pure là, ma che sei mia madre e mio padre, cioè,
Dai. Io faccio quello che voglio, non è che tu, amico mio, mi devi dire dove devo andare, perché devo, che no, devo rimanere beh, con però te. Nel senso, poteva pure andare però... con lui, invece, cioè, non è così. Beh, quando alla fine mi sono commossa, quando alla fine Alberto dice no vai, è bello, vai a scuola, io rimango qua, tanto, cioè, sto bene anche a fare da fare. Alla fine lui ritrova nel papà di Giulia il padre che non c'ha avuto. Sì, che non c'ha avuto. Anche quello. Sì. Poi mi è piaciuto anche il personaggio di Machiavelli, il gatto. Il gatto bellissimo, poi migliore. Personaggio migliore. Migliore. Mi guarda male. Bellissimo. Oddio, raga. Ah, Silvi, ma guarda, è bruttissimo. Ma cioè, è fantastico. No, orribile. Cioè. Ma orribile. Ma perché? Ma fa schifo, però. No, dai, non lo so. No, poi con quei baffetti alla Hitler, per carità, raga. Ma i baffetti che erano quelli del padrone, cioè... Anzi, rappresentano proprio, che ne so, siciliani, che ne so, più l'italiano che c'ha il baffetto, non Hitler, dai. A me sembrava Hitler, cioè. No, non so. Un po' sì, però, Un pochino richiamava. Poi no, c'era no, molto però dai, simpatico. A me è era molto parlare di pasta in questo film, ovviamente. Pasta. Sì, in Italia ci sta. Vabbè, anche la pasta in realtà ligure, cioè, spesso. La pasta al pesto. Che a me non piace, oddio, mi piace la pasta al pesto. Mi piace il pesto, raga. Scusate, a Federica non piace praticamente. Vabbè, no, Federica sì. No, Federica, vabbè, caso... Già che è verde, già che è verde, non mi piace. No. Non c'è niente. Liguri. Ma a te piace? A me piace, senza aglio, però. È un po' difficile la pasta al pesto. In genere ce l'ha. No, trovo il pesto senza aglio, liguri, certo, non me ne vogliate, non me ne vogliate, ma io lo compro, non lo comunque faccio. Dovete andare in Liguria a mangiare la pasta al pesto, perché è completamente diversa. Facciamo una riunione lì, da voi. Vado pure troppo spesso. Per lavoro io ci vado pure troppo spesso, sempre lassù. No, non me ne... bellissima la Liguria, non me ne vogliate, però ogni volta il viaggio della bello, Speranza. Però ci vorrei ci sono stata quando ero piccola, però ci vorrei tornare a visitare un po' le Cinque Terre. No, comunque sicuro, pesto la sua è diversa. Alle superiori. Io sono stata solo all'acquario di Genova. Genova appunto, pure. Questo solo l'acquario, perché appunto ero triste. Ma con questo sì. Io ho visto pure la parte navale. È vero, però pure a me... Allora... Io pensavo chissà che c'era dentro questo acquario, perché comunque è rinomato in tutta Italia. Grande. Sono rimasta un po' delusa. Cioè, io no, mi mettono di starte pesci così. Ero piccolina e mia mamma mi dice che mi sono ricordata di quella gita solo. C'era un acquario minuscolo, perché era appena uscito Nemo in quell'anno. C'era un acquario minuscolo con tutti i pesciolini di Nemo. Io sono quello, mi sono ricordata. Bellissimo. Cioè, ma stava minuscolo tipo alla fine, proprio alla fine, che tu avevi fatto tutto il giro dell'acquario. C'era questo acquario minuscolo. Bellissimo. Solo quello però mi ricordavo. Vabbè. Quindi, però, beh, Genova me la ricordo poco, però mi ricordo che era bella comunque la città. Ci sono pure le... delle navi storiche, io ho visitato anche un museo, insomma, dove salivi a bordo delle navi, fighissimo, quello è stato figo, mi sentivo molto Jack Sparrow. Era bello. Union a Genova, allora. Genova. Poi parliamo... Perché Genova è nominata nel cartone spesso, e che comunque era, appunto, è una città vera, invece di... Porto Rosso, che invece è stata inventata, però inventata. Secondo me Porto Rosso, proprio il porticciolo che fa vedere, non lo so, mi ricordo tantissimo Portofino, perché io l'ho visto, sicuramente. È proprio uguale, secondo me, come l'hanno, secondo me non sono ispirati. Ci sono ispirati sicuramente. Per quanto riguarda la citazione a La Luna, il corto Pixar fatto appunto da Enrico, potrete trovare qualche riferimento durante il sogno che Luca fa, molto carino, tra l'altro molto poetico quel pezzetto, quindi mi raccomando, vogliamo dire le canzoni che ci sono? Vai, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti, poi diciamo che ce ne sono,
Che poi col pomodoro e la pasta al pesto, vabbè. No, ci sono proprio le classiche, però canzoni che gli italiani conoscono. Sì, poi? Diciamo, sì, dai, facciamo una lista veloce. Cioè, Un bacio a mezzanotte, Il gatto e la volpe c'è, e Oh mio bambino caro, Andare a cento all'ora, Tintarella di luna, Fatti mandare dalla mamma, Viva la pappa, Città vuota, Mina. E c'è anche una citazione al barbiere di Siviglia. Bello, bello. Tra l'altro anche quel pezzo, scusate, quando arrivano, tanto è spoiler si vuol dire, no? Quando arrivano dal papà di Giulia che sta lì che uccide i pesci, mi ha ricordato molto le poisson. Ma secondo me infatti ci sono un sacco di similitudini sia con la Sirenetta ma anche con Pinocchio, perché secondo me l'amicizia per lui ha con Alberto è un po' come anche con Pinocchio Alberto, un po' sembra Lucignolo un po'. Esatto. È vero, ma sembra anche un po' Lucignolo. La fisionomia, anche la fisionomia di Alberto a me ha ricordato tantissimo Lucignolo. Sì. Mi faccio questa domanda perché io ho adorato il personaggio di Alberto, cioè a me è piaciuto tantissimo Alberto come personaggio. Voi avete preferito Luca o Alberto? Possono rispondere. Guarda, a me sono piaciuti tantissimo i pesciolini, i pecorelli all'inizio, bellissimi, quelli sono stati bellissimi quelli. L'abbiamo detto poi quando non stavamo registrando, sono dei personaggi stupendi. Dai, quando pesciolino va su e fa bellissimi. Stupendi, quelli sono stati i miei personaggi. Comunque Giulia mi è piaciuta tanto come personaggio. Non credevo, perché dal trailer mi stava un po' antipatica. Invece a me è rimasta un po' antipaticuccia. Vabbè, raga. Santa mozzarella. Santo pecorino. E Santa ricotta. Ho detto, vabbè, ma ti fai tutti i formaggi così. Tra l'altro, dopo aver visto il film, ma poi non diciamo sta cosa, tra l'altro. Ma no, dai. Ma perché ti richiama sti cibi che all'estero? Precauzioni, però in modo da questo italiano. Che comunque sono americani, che tanto gli americani basta che fanno pizza, pasta, mamma mia! Quindi è lo stereotipo italiano. Proprio. Sì. Santa mozzarella non lo diciamo tanto, Dio, mamma mia, sì, ma Santa mozzarella però è venuta da dirlo dopo aver finito io sì, adesso lo dico sempre, soprattutto dopo che ormai c'è Noah che lo chiamo Vomitulio, perché quando rigurgita lo chiamo Vomitulio e quando rigurgita Santa ricotta, ormai questo no, a me è come frase Silenzio Bruno. Ormai sarà sì, secondo me ci sono questi tormentoni, diciamo, del film che potranno rimanere nell'immaginario collettivo. Ci sta. Sì, ci sta. Molto italiani, quindi. Ah, diciamo che in merito alla colonna sonora, che Enrico Casarosa voleva che Ennio Morricone scrivesse appunto la colonna sonora di questo film, ma purtroppo è venuto a mancare il 6 luglio 2020 e quindi non è stato possibile. Il film però è dedicato alla sua memoria. Grande Ennio Morricone, io penso che ha scritto le più belle, cioè le melodie di Ennio Morricone le riconosci proprio al volo, ma quanto sono belle. Infatti non è che sia sta grande dedica. Silvia, sì, anche e se poi riusciamo a intervistare Enrico. Io non mi presento. No, io non mi presento. Fatela voi. Io non mi presento. No, bello, però no. Silvia, non mi presenterò all'intervista. No, ci devi essere. No, ci devi avere il coraggio. No, dirglielo in faccia. Non penso che ne freghi della mia opinione, sinceramente, però. E altro da dire? Altre cose che vi vengono in mente? No, anche i genitori di Luca? Ah,
Vabbè, molto apprensivi, ci sta. Anche lì molto la sirenetta, sì, dai, non puoi andare. All'inizio era proprio la sirenetta. Molto la sirenetta. Sì, infatti all'inizio dicevo, ma che è la sirenetta? Sì, sì, poi... gli oggetti del mare. Infatti non potevano andare in superficie. Quella è Fabiola, che colleziona le cose. Alberto. No, ma veramente, Alberto mi è piaciuto come personaggio perché... è uno di quei personaggi non del tutto positivi in cui ti puoi rispecchiare bene, secondo me, perché il fatto che sia geloso di Luca, il fatto che lui abbia finalmente trovato un amico e non lo voglia lasciare andare all'inizio e che litighi con questo perché è invidioso dell'amicizia che Luca ha con Giulia, è una cosa in cui le persone si possono... Sì, è vero, ci sta, soprattutto da bambini sta. Succede. All'urlo della madre quando fai il delfino. No, no, raga, io quello l'ho odiato totalmente. Che poi pure Bim Bong faceva pure proprio. Bim Bong faceva il pezzo del delfino così. Sì, però Bim Bong era più simpatico, la madre che sta tutta... Ho quegli occhi qua a bocca. Dai, osceno, raga, io la pubblico. Penso che sia stata una citazione per Bim Bong, eh? Cioè, pure la faccia che faceva mi sembrava proprio identica a quella di Bim Bong. Sì, anche che si mettesse di profilo. Sì, guardate che è proprio una citazione a Bim Bong. Potrebbe, però... Poi viene anche antipatico Bim Bong. Viene anche rappresentato molto il calcio. Ah, sì, i ragazzini che giocano, in piazza. Il calcio in Italia. Anche la madre poi che... Scopa! Scopa. Anche la carta, iniziale che era il fa, no, cos'era, l'otto, sì. Ah sì, il fante dei copp, di bastoni di copp, non lo so, però era nostra, insomma, la carta, pure quello figo, però mi piace la scuola. Cioè, dei riferimenti italiani ce ne so tanti, bello, cioè, nel senso, quello mi è piaciuto a me. Bene, siamo arrivati alla fine. Pensiamo di avervi detto più o meno tutto. Fateci sapere che cosa ne pensate voi, se lo vedrete, se l'avete visto appunto su Disney Plus. Fateci sapere le vostre emozioni, i vostri commenti qui sotto. E niente, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima Regno di Action, che indovinate quale sarà! Indovinate quale sarà, non lo svegliamo. Ok, ma... non lo diciamo. È intuibile. Anzi, in verità neanche così tanto, eh? Perché? Dici? Perché? Ah, ci potremmo sapere. Lo dico dopo. Non è scontato. Diccelo dopo. Va bene. Okay. E vi lasciamo che le bellissime scene... Ah, già! Esagerate. Evviva! Oggi comunque è devastante questa reaction. Si vede che è tardi, sono le 10:30, di solito facciamo verso le 6, così invece. Eravamo più fresche infatti alle altre reaction. Abbiamo dato il meglio di noi. Un bacio a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Di Luca, il nuovo film Disney Pixar per la mia gioia, tutto italiano, diretto da Enrico Casanova. Enrico senti, te i nomi non li devi più dire. Ma manco quelli italiani. Ma l'ho scritto bene, però. Sì, l'ho scritto bene. Sarosa. Ricominciamo all'inizio, tanto dobbiamo appena cominciare. Aspetta, mi sento corrotto. Madonna, per fortuna sta leggendo, questo lo metto tutto in fondo. No, non ti azzardare. No, vai, confida in te. Dopo il rutto di Fabi fai partire la sigla. Dai, no. Mannaggia Viola. Oggi parliamo di Luca, il nuovo film Disney Pixar, diretto... Ecco. No, va bene. Ma oggi ce l'ha fatta. Raga, la bomba. Oggi parliamo di Luca, il nuovo film Disney Pixar, tutto italiano, diretto da Enrico Casarosa, il regista che è appunto italiano, che aveva già lavorato al corto Pixar Lava, ve lo ricordate? Donna Luna! La ma perché Lava? Lava! Lava! Lava, ve lo ricordate? Lava!
La luna. Il produttore ha fatto lava, porca miseria. Allora, no, raga, oggi non gliela posso fare. Oggi parliamo di Luca, il nuovo film Disney Pixar diretto da un regista tutto italiano come film. Oh, che cazzo di che... Il regista non fa tutto italiano. Io leggo. Brava, lei.